Ciao a tutti, bentornati al Giocati di questa settimana. Vi facciamo vedere il fratello di Slapsy, che è appena arrivato. Fa rima, diciamo, con Slapsy, per modo di dire, perché ha scritto più o meno allo stesso modo. Izzy! Una novità assoluta, gioco velocissimo, divertentissimo, per tutti. Andiamo a vedere come si gioca Izzy. Certo, è poco covid-free, però Izzy. Izzy. Tzzy. Andiamo quindi a vedere cosa troviamo dentro la scatola di Izzy, che dovrei tenere così per farvela vedere, ma tanto il nome è corto. Allora, dentro la scatola di Izzy troviamo il regolamento con le varianti, ecco, fine, cioè non è, veramente non c'è da sapere nient'altro. Delle carte lettera, che sono queste qui, con quattro lettere per lato di colori diversi, e delle iconcine al centro che ci serviranno, diciamo, durante il gioco. E delle carte indizio, anche queste con, diciamo, solo due colori, un simbolo centrale, ovviamente la stessa affermazione scritta da una parte e dall'altra. E anche queste sono fronte retro. Ma andiamo a vedere quindi come si gioca. Il gioco è veramente molto semplice e molto veloce. Allora, semplicemente si crea un mazzo di carte indizio e si mette al centro del tavolo. Poi si consegnano 5 carte lettera ad ogni giocatore, che ovviamente dovrà guardarle fronte retro, perché ci sono 4 lettere sul fronte colorate con uno sfondo diverso e altre 4 lettere sull'altro lato della carta, più i vari simbolini centrali. Ci sono diverse varianti di gioco. La variante più semplice è quella che vedremo adesso. Quindi semplicemente un giocatore a turno girerà questa carta. I giocatori possono scegliere se far leggere la carta a qualcuno o leggere direttamente loro l'affermazione. Quindi è una parola che riguarda la barca o la banca. Che cosa succede ora? Io devo andare a sfogliare tra le mie carte e andare a cercare un qualcosa che abbia a che fare con questa affermazione. Ad esempio, io gioco questa carta e dirò monete. Monete ha a che fare con la banca. O barca o banca. Quindi le monete, diciamo, ci può stare. Quindi devo scartare questa carta prima degli altri giocatori. Ovviamente è valida solo la prima carta scartata dal primo giocatore, quindi non è che se poi vengono scartate altre carte vengono valutate anche quelle. Solo il primo giocatore che gioca la carta, sostanzialmente, se l'affermazione, la risposta all'affermazione è giusta, vince il turno. Si continua così, quindi mi rimangono 4 carte, gli altri giocatori ne rimarranno 5 e si gira un'altra carta all'inizio e si continua in questo modo qui. Ovviamente il primo giocatore che riesce a scartare tutta la propria mano di carte vince la partita. Questo è molto molto facile, è proprio come succede anche con Slapsy. Che cosa succede se gioco una carta che ovviamente è sbagliata? Quindi magari una lettera che non si addica perfettamente alla categoria. Ad esempio un tipo di pizza, dico hotel. Ma hotel è un tipo di pizza? Magari gli altri dicono no, non è un tipo di pizza, assolutamente la carta è sbagliata. Io come penalità riprendo la carta che ho appena giocato e come penalità ne devo pescare un'altra. Eh sì, quindi da 5 carte passo ad avere 6 carte, quindi ovviamente il gioco si complica un pochino. Quindi state attenti alle carte che giocate. Altre versioni di gioco includono il colore, diciamo così, della carta indizio e anche il simbolino. Nel caso del colore io dovrò per forza di cose rispondere con una lettera che abbia questo colore di sfondo o questo colore di sfondo, quindi diciamo viola o verde. Un'altra modalità di gioco implica che devo per forza rispondere con una carta che abbia questo simbolo al centro, quindi il piede per esempio, questa no, questa neanche, questa sì, quindi posso rispondere per esempio con una qualsiasi di queste lettere. La terza versione ovviamente più complessa è rispondere con una carta che abbia questo simbolo al centro e con una lettera di questo o di questo sfondo, quindi per esempio con questa carta qui potrei rispondere solo con la P. C'è un'altra modalità di gioco, che è quella di trovare l'indizio, e si gioca sostanzialmente al contrario. Invece di distribuire le carte lettera, distribuiremo le carte indizio e tutte le carte lettera andranno a formare un mazzo. In sostanza dovrò fare esattamente il gioco contrario, quindi rispondere con una affermazione, diciamo così, ad una delle lettere che è presente qui sul mazzo. Quindi se esce per esempio questa carta qui, posso giocare o questa carta o la stessa carta dall'altro lato. Anche qui, il primo che riesce a finire tutte le carte indizio vince la partita. Allora, dai, stesso packaging, stessa forma, stesso divertimento, o quasi, diciamo così. Izzy lo trovate qui, lo trovate sul nostro sito, lo trovate ovunque. È già fuori. È già fuori e anche noi siamo fuori di testa per questo nuovissimo gioco. Ciao, giovedì. Ma forse adesso, subito, un altro video. Oh, chi lo sa, ciao.